FIFA Mundialito. Al Mundialito partecipano le squadre che hanno vinto la Coppa del Mondo. Prima di iniziare con le partite andiamo a vedere le classifiche dei gironi. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Adrenalina a mille per questa sfida. In campo l'Argentina che affronta la Germania. Magnifica la risposta del pubblico qui all'Albait. C'è un frastuono tale che si fa davvero fatica a sentire le nostre stesse voci. Pierluigi Pardo e Lelia Dani prontissimi a raccontarvi questo match. Terza e ultima giornata della fase a gironi di questo mondiale. Si affrontano Argentina e Germania. Che bello essere qui, Pier. Commentare un mondiale è un'esperienza unica, straordinaria, ma soprattutto per chi come noi vive e respira calcio praticamente tutti i giorni dell'anno. E poi questo è un match che mette in palio tre punti importanti per la classifica. Il CT dell'Albiceleste si affida a questi 11. La scelta dell'allenatore è andata sul 5-3-2, ti convince Lele? Ha preferito coprirsi un po' sacrificando qualcosina in mezzo, Pier. Sinceramente non credo che manterranno questo assetto per tutta la partita. In particolare, i due esterni bassi credo abbiano licenza di attaccare nella transizione offensiva per dar manforte al centrocampo. La grafica ci mostra l'11 titolare della Deutsche Mannschaft per questa sfida. Ho l'impressione che anche oggi il pressing sarà un tema tattico importante perché fanno spesso ricorso per accelerare il recupero del pallone. Reggere certi ritmi per 90 minuti non è semplice, Pier. Ci vuole una preparazione fisica adeguata, soprattutto contro le squadre più tecniche che rischiano di farti correre a vuoto. È cominciata questa sfida valevole per la fase a gironi di Qatar 2022. Ecco Gnabry. Prova a sorprendere il portiere, attenzione. Molina. Messi. Molina. Può andare. Lascia partire il cross. Allontana il pallone. La qualità, la cifra tecnica, il talento di Messi non sono certo in discussione. Da lui ci si aspetta sempre la prodezza abbagliante, il colpo ad effetto. Recupera una palla grazie all'ottima organizzazione. Thomas Müller, 1-0, è arrivato il primo gol del match. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini, perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Musiala. Palla buona per Musiala. Ecco il gol del vantaggio che ci viene mostrato anche da un'altra angolazione con questo replay. Di fisico la tiene. Palla buona per Musiala. Reattivo Martinez. Si distende e sventa il pericolo. Corner battuto in mezzo.
Termina in questo istante il primo tempo qui all'Alba Aid Stadium. È iniziata la ripresa di questa sfida della fase a gironi. Lancio con i giri giusti. Lascia partire il tiro. Conclusione potente, non distante dal palo. L'arbitro sceglie la linea morbida, solo ammonizione verbale, niente cartellino giallo. Bravo il difensore che ferma tutto. Sarà calcio di rigore per la Germania. Ci sarà un cambio. Possono aumentare il divario. Freddissimo qui. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Havertz. Non può sbagliare da lì. Portiere che si salva sulla botta sicura da pochi passi. Ha chiuso la porta a doppia mandata, intervento di puro istinto. Cala il sipario sul match, niente da fare. Termina i gironi il loro cammino in questa competizione. Sinceramente, giocando come oggi, era difficile sperare di andare avanti. Pier, a questi livelli un punto perso può risultare decisivo. E loro ne hanno lasciati troppi per strada. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. Di fronte a un rigore messo a segno, è una vittoria, le critiche stanno a zero. Pier, che si goda pure il risultato, se lo merita. In grafica possiamo vedere tutte le statistiche della partita. Scopriamo insieme chi è stato il miglior giocatore. Questi sono i risultati e la classifica dei gironi. Ricordiamo che accedono alla fase successiva le prime due squadre classificate. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori.